è venuta a mancare nelle prime ore di ieri mattina, martedì 16 marzo, Isabella Mezza, giornalista Rai di grandi valori e moralità, professionalità purissima e cultura a 360 gradi. I funerali sono stati programmati per mercoledì 17 marzo alle ore 16 presso la chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma. La nota giornalista è fiorentina di nascita ma romana di adozione, ha conseguito laurea in lettere e sociologia a Roma, con corsi di specializzazione in arte e musica, sociologia delle comunicazioni e semiotica. Oltre ad essere iscritta all'Ordine dei giornalisti professionisti dal 1994, continua dopo le foto, professoressa del Master in Critica Giornalistica presso l'Accademia Nazionale Silvio D'Amico, nonché relatrice e curatrice di numerose conferenze e incontri culturali. Dal 2010 ideò e condusse il format Capalbio, patrocinato dal Ministero della Isabella Mezza era malata da tempo e in cura da tanti anni, il vuoto enorme che lascerà nel campo giornalistico e della comunicazione è ineguagliabile. La sua brillante carriera l'ha vista destreggiarsi magistralmente in diversi programmi Rai, dalla rubrica di teatro per il programma Orione di Radio 3 ai suoi interventi in qualità di esperta di comunicazione in Buon Pomeriggio su Radio 2. Continua dopo le foto, ma non solo, preziosissime le sue inchieste e servizi per le rubriche del TG3 On The Road, L'Edicola, Il Dubbio, Omnibus, Telesogni. Ha lavorato nella redazione cultura del TG3, per poi passare in quella economico-sindacale, seguì il debutto dell'Euro. E, successivamente, alla redazione Cronaca, come inviata, seguendo i fatti più eclatanti, dalla rivolta di Scanzano Ionico agli sbarchi a Lampedusa, fino al delitto di Garlasco. È stata membro del comitato di redazione del TG3. Pubblicato il 17 marzo 2021 alle ore 12. Ultima modifica è il 17 marzo 2021 alle ore 12.